domanda è proprio relativa a questa visita, ultima visita papale e alle personalità dei due papi che sono indubbiamente diversi, ma ognuno ha avuto e sta avendo ancora un'efficacia. Qual è diciamo, la cosa che rimane di questa visita di Papa Benedetto XVI e l'aspetto positivo che forse non tutti hanno colto? Sì, per me è stata una conversione la visita del Papa Benedetto XVI a Cuba, e quando Giovanni Paolo II è andato a Cuba, lui ha sporcato la porta, ha aperto una via per la Chiesa. E quindi quando io lo sentivo dicevo: ma che forte, come parla la verità, io non lo faccio, quindi devo convertirmi a farlo. E quando è arrivato adesso Benedetto XVI, io aspettavo qualche discorso un po' più forte, forse più violento, davvero, devo confessare. Ma quando l'ho visto e mi ha detto: ma questo è il Papa, quindi io devo andare in comunione con lui. E mi ha detto: è vero che c'è stato fatto il ponte per fare l'unità. E quindi mi ho detto: guarda, senti, devi avere un po' di pazienza, aspettare, perché quando c'è il dialogo tra due, tu non puoi forzare l'altro che faccia quello che tu vuoi. Ti voglio bene, sarai la mia fidanzata, ma io non voglio. E quindi che fai? Devi aspettare un'altra. E quindi quando il Papa ha parlato così, con quella chiarezza, ma con quella distanza propria della sua personalità, della sua maniera di essere, quindi ha fatto così che l'ha dato la possibilità all'altro di scegliere. E quindi per me è stata quella conversione: devo avere pazienza, proporre la vita cristiana ai cubani, agli altri, ma aspettate. E quindi per me è stato un segno di questa luce, di questa verità, quando il proprio Raul Castro è salito nelle due messe a trovare il Papa, quando il Papa ce ne andava perché era finita la messa, quindi nell'altra volta non è stato, E quindi io dicevo: guarda, Quindi c'è stato un segnale della politica in qualche modo. Eppure per me di Dio, si può dire pure per gli uomini, c'è un segno. No, probabilmente il messaggio veniva da Dio, o quantomeno era insomma, il messaggio del Papa che illuminava una strada, ma la risposta è stata politica, Quindi quindi un adesso, segnale anche importante proprio per i rapporti Stato-Chiesa. ma non se la gente vuole, alle volte legge quello che vuole, ma quello che ho visto oggettivamente è stata un'azione umile di Raul verso il Papa, di Bene. avvicinamento. Ok. Tanto tempo, credo io, non siamo stati preparati a cogliere questo evento, a livello politico, anche a livello ecclesiale, siamo incoscienti di questa situazione. E poi siamo, Dialogo tra cristiani, chiesa cristiana e musulmani? cerchiamo a livello, alcuni partiti civili, anche democratici, abbiamo incoraggiato tutti i giovani cristiani di entrare nei partiti, di partecipare alla vita politica, ma nel passato non c'era l'interesse molto per la Chiesa di inserire i nostri giovani nella comunità egiziana vera. Adesso siamo coscienti, cerchiamo di mettersi, ma siamo nella fase tardiva perché il Parlamento è già eletto, le elezioni del Presidente, è tutto andato un momento stretto, non riusciamo di agire in modo giusto Che perché. significa che la Chiesa, in qualche modo, anche la Chiesa cattolica, cerca di mantenere i privilegi che aveva prima con Mubarak? Perché prima c'erano dei privilegi, insomma, anche Dicevo una tentazione, una non lo so, tentazione, ok. non credo veramente c'era privilegio. Privilegio, per esempio, il modo di cioè,
C'è qualche privilegio sicuramente, ma per esempio vogliamo anche di prendere una posizione più adatta della nostra presenza in Egitto a livello politico, sociale, a livello anche religioso, ma siamo in questa direzione sola o dobbiamo mettersela nel contesto dell'Egitto intero? Qual è il bene giusto del popolo egiziano? E dentro questo popolo c'è il cristianesimo, ma sicuramente c'è tanti modi di vedere, cerchiamo di modificare. Per quello io personalmente nel momento del discernimento, perché tutto sta andando fuori, non riusciamo a controllare tutto, ma partecipiamo. Anche gli egiziani, i cristiani partecipano a tutti i modi nella presenza del Medani Tahrir, dove vanno così alcuni movimenti cristiani, protestano, anche vogliono prendere alcune cose, ma vediamo. Quindi la grande novità di questo post Mubarak è che comunque in ogni caso c'è più libertà, anche se c'è incertezza e anche se insomma c'è una minaccia insomma da parte dell'Islam più estremista. Sicuramente questa fase è normale. Non possiamo dire che questa democrazia viene realizzata in un momento. Anche la democrazia ha un costo, dobbiamo pagare tutti, sia la Chiesa anche il Paese, dobbiamo pagare il prezzo della democrazia, non abbiamo pagato fino al fondo di chiarire. Allora questo è un cammino di chiarificazione, di maturazione, di una scelta, sicuramente una sfida. E quello veramente, quello che vediamo, i salafisti che vogliono applicare la legge islamica fuori la democrazia. E c'è anche un corrente dei fratelli musulmani che vogliono applicare la legge, e poi c'è un corrente più libero, vogliono, come ho detto, islamizzazione della democrazia. Questo è un falso concetto, questa è una tentazione anche per la maturazione del islamico, bisogna anche di fare questa sfida, ma siamo nel momento di leggere e di agire in modo più sapiente, più con discernimento, quello che io credo. È un momento importante per la missione questa fase sicuramente, qua? Sicuramente, io veramente questa immagine della Madonna, che la Chiesa al servizio del popolo o al servizio di se stessa, non lo so. Da parte mia, qualche momento io devo servire il mio popolo. Da parte più oltre, più globale, siamo al servizio del mondo. Quindi a quel punto possiamo discernere, anche discernere, è una tentazione. Dobbiamo verificare ogni giorno con il Vangelo. E Gesù per il mondo, non per se stessa. Ma questo è un momento molto delicato. Ma io lo amo così. Da 5 anni in qua il direttore Camigliano mi ha chiesto di seguire un po' la ricerca delle vocazioni. Tengo presente che a Formosa realmente solamente l'1% sono cattolici, quindi è minima, diciamo così, la materia prima. Non dimenticando che in una famiglia magari ci sono difficoltà per avere delle vocazioni. Poi il calo delle nascite, che è ancora più basso dell'Italia. Quindi se una volta avevano un proverbio, una frase diceva un maschio e una femmina, adesso sì, no, che avevano un maschio. Se per di più è un maschio, che poi si faccia anche religioso. Comunque ho iniziato questa campagna, siamo così vocazionale, e mi servo di questo sistema. Ho fatto 28 pannelli. Questi pannelli sì, c'è un po' la storia del nostro istituto, del nostro fondatore e delle varie opere che abbiamo. Quindi presento i Camigliani, il nostro servizio al malato, sia diciamo, nell'ospedale, nelle case private, qualsiasi tipo di malattia. Ecco. Allora, con questo qui, questi pannelli, li presento nelle scuole cattoliche, lì c'è anche l'Università Cattolica, eccetera, e chiedo di lasciare questi pannelli in un luogo abbastanza frequentato da studi, almeno per una settimana. Accanto a questi pannelli ci metto dei libri, un po' di materiale,
in modo che gli studenti a volontari prendono e poi vedono come fare. Nello stesso tempo chiedo al direttore della scuola che mi dia la possibilità di un'ora di lezione agli studenti. Ora c'è quella scuola che mi chiama tutti gli studenti, anche 2000 in un salone, c'è quella scuola che hanno attraverso il computer e attraverso la televisione, io faccio un'aula e tutte le aule vedono dalle loro aule. Vedono. E in quest'ora qui presento un po' San Camillo, e siccome so che il 98% dei ragazzi che ascoltano non sono cattolici, non posso fare, diciamo, convertire il cristianesimo, eccetera, presento la storia di un giovane che attraverso varie peripezie, da ragazzino, morta la mamma giovane, poi il papà quando aveva 18 anni era un militare del 1600, e poi si è ammalato e attraverso la malattia si è convertito. Ma però era un ragazzo, penso che era alto più di 2 metri, e giocava, ha perso tutto nel gioco. Però dopo, grazie a Dio, si è convertito. Allora faccio vedere a questi giovani studenti, perché anche le formule ci sono questi problemi o della droga, o magari cioè che tanti non si impegnano nello studio, sono più occupati forse nel computer che nello studio. Però dico, faccio vedere come un giovane, pur aver trovato delle difficoltà, è riuscito a formare un istituto fino ad oggi. Quindi io mi presento con questo materiale nelle scuole. Tenete presente che se sono scuole cattoliche entri facilmente e hanno la possibilità. Se non sono scuole cattoliche, allora mi fanno subito un'obiezione. Dice sì, accettiamo, però non parli di religione o di politica. Dico, non si preoccupi che non parlo né di religione né di politica, perché è chiaro, di politica siamo stranieri, quindi meglio non interessarsi. E però quando presento la storia di questo giovane, naturalmente io avviso già alcuni maestri che seguono i ragazzi di guardare che io parlerò così per lì, e faccio quei PowerPoint, no? Le faccio vedere e rimangono anche, cioè, vedono che non è tanto che tu vieni a fare una convertire uno di noi, però ci presenti la storia di uno che ha trovato difficoltà e come le ha superate, è un esempio per noi. Poi durante, diciamo così, presentando questa vocazione, presentando questo giovane, che a qualcuno nasca, ma vediamo, vedere qualcosa di più sulla religione, ma speriamo, qualche cosa, ogni tanto qualcuno mi fa una domanda, qualcuno scrive mai una letterina, però è sempre abbastanza molto superficiale le cose. Però è sempre un presentare. Due buddisti, com'è nata in questo senso? Che ero allora vice direttore di un ospedale, St. Mary's Hospital, ospedale abbastanza grande, circa 700-800 posti letto. E dovevamo costruire un nuovo blocco, praticamente per cure intensive, eccetera. Naturalmente, facendo sulle nostre risorse, non avevamo la capacità di affrontare una spesa così. Abbiamo iniziato una campagna di raccolta fondi attraverso varie cose, chiamavo dall'Italia dei cantanti, cioè, e avevo un gruppo però lì che mi aiutava, a Formosa, di cui 10-12 persone, 10 sono buddiste. Però sono riuscito a organizzare e portarli anche a Roma, sono incontro col Papa. Allora è stato per loro incontrarsi col Papa, è stato qualcosa di eccezionale. Quindi questo gruppo che già da 10 anni, 15 mi aiuta, ma quando, per esempio, mi aiutano anche per le opere pontificie, ogni anno facciamo delle varie attività, e loro sanno che il bene che fanno, anche se lo fanno va alla Chiesa Cattolica, però per loro avranno dei meriti presso Buddha. Quindi, quali sono i paesi che più che altro, cioè più di altri, hanno insomma disponibilità di religiosi oppure di missionari che vogliono anche venire a Taiwan, eccetera? Dipende poi anche un po' dai vari istituti, da quali istituti, però che vengono, diciamo, dall'Europa o dall'America sono sempre di meno. Ultimamente le maggiori risorse vengono per esempio dal Vietnam, dalle Filippine. Da quei due luoghi in particolare il Vietnam vengono, anche perché essendo orientali apprendono la lingua un po' più facilmente, e poi hanno uno spirito veramente missionario, anche perché sono giovani, chiese giovani, anche il Vietnam, chiese giovani, perché dovevano pensare un po' a una storia che hanno avuto, eccetera, eccetera. Però quando vengono lì, noi per esempio come camigliani ne abbiamo 5, e fanno 3 anni di studi cinesi per fare, perché poi cominciano teologia, filosofia, tutte le lingue cinesi, non è molto facile. Però la maggior parte, diciamo così, dei nuovi missionari non sono più dall'Europa come una volta, dall'Asia.